Per le procedure minori, chi è il consumatore? Occorre fare, per dare la definizione del consumatore, una piccola premessa di ordine storico. La legge fallimentare, che oggi è stata superata dal codice della crisi di impresa in insolvenza, era diciamo, applicabile solamente in relazione a certi soggetti, le imprese di un certo diciamo, spessore economico, e quindi molti soggetti erano esclusi dalla possibilità di poter poi dopo chiedere l'esdebitazione, che era una diciamo, delle conseguenze positive, se vogliamo, del soggetto che era stato dichiarato fallito. Nel 2012 è stata introdotta la legge numero 3, che ha previsto una serie di procedure di composizione anche per quei soggetti che per legge precedentemente non erano fallibili. Tra questi ovviamente, oltre ai piccoli imprenditori, imprenditori artigiani, professionisti, anche i consumatori. Il codice della crisi nell'articolo 2 ci dà una serie di definizioni, di termini che poi vengono utilizzate in tutta la normativa, e tra questi c'è anche la definizione di consumatore. Il consumatore è la persona fisica che esercita la propria attività fuori, diciamo, dall'attività di impresa commerciale, artigiana, professionale, anche in forma societaria, e quindi che ha debiti che non diciamo, dipendono da questa attività. Occorre fare una precisazione anche in relazione a quello che è stato un po' l'excursus della giurisprudenza sulla individuazione del soggetto consumatore, soprattutto in relazione alle ipotesi di garanzie prestate, cioè del fideiussore. La mamma che ha dato la garanzia al figlio che aveva un'attività di impresa poteva essere considerata consumatore oppure no? La soluzione data dalla giurisprudenza era sì, quindi il consumatore poteva essere considerato anche colui che aveva garantito un soggetto che esercitava attività di impresa senza essere lui imprenditore. Occorre poi dopo, occorrerà attendere un po' anche l'evolversi della giurisprudenza sull'applicazione poi della norma in relazione a quei soggetti che, pur imprenditori, hanno cessato la propria attività di impresa da oltre un anno, perché per loro occorre capire se possono o meno accedere, a parte alla procedura di liquidazione controllata, anche a quella del concordato minore, perché la procedura di concordato minore prevede come presupposto quello della continuazione dell'attività aziendale, che ovviamente non ci può essere in chi ha già cessato l'attività da oltre un anno. Si vedrà nel futuro.